Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Oggi, Fabio, ho gli occhi puntati su Alvaro Morata, quello che potrebbe essere il futuro protagonista dell'attacco spagnolo. Una prima punta mobilissima, che sa tenere il pallone, ma soprattutto si muove in maniera intelligente sul fronte offensivo. Si dimostra sempre cinico sotto porta, veramente un attaccante completo. Ma senza dubbio. C'è spazio per calciare. Va via di forza. La butta via e fa respirare la difesa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Gioca con un pallone lungo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Cuadrado. Bernardeschi si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Può metterla in mezzo. Effettua un passaggio lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Rabiot. Dybala. Prova la verticalizzazione. Locatelli. In fuori gioco. L'estremo difensore la calcia lunga. Locatelli. Morata. Morata allarga il gioco sulle fasce. Passaggio intercettato. Allontana il pallone. Rabiot. Lotta, perde l'equilibrio. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Allunga il piede verso il pallone. Pandev. 30 minuti sul cronometro. Pandev. E c'è il gol del Genoa. Prima rete per il Genoa. E non poteva mancare un'occasione del genere. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Bentancur. Si spinge in avanti. Cuadrado. Arriva il cross di Cuadrado. C'è il colpo di testa! Posizione irregolare però.
Il portiere la spedisce su. Provano a ripartire da dietro. Ecco un pallone in avanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Rabiot. Azione fallosa, nessun dubbio. Pellegrini. Locatelli. Dybala con una buona possibilità. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali, quando cerchi il gol disperatamente, ma non può impostare tutta la partita su un'unica soluzione, anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi, per puntare gli avversari, per creare spazio al centro per gli inserimenti. Ecco il tiro! E c'è il gol! Hanno trovato la parità. La Juventus ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale. Fischio dell'arbitro, si parte con il secondo tempo. Riceve in ottima posizione. Alza la palla in profondità verso un compagno. Bentancur. Cuadrado. C'è la palla lunga, in avanti. Bernardeschi. Il suo pallone è morto. Morata! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Rabiot. Dybala. Apre l'alettone, deve far fronte alla pressione dell'avversario. E trova bene il compagno. Può crossare. Elegante. Tocca verso il centro. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Provano a partire in velocità. Bernardeschi, oggi autore di un assist. Recuperano il possesso del pallone. Locatelli. Pandev si fa vedere per ricevere. Chiellini. Bentancur. Cuadrado. Bernardeschi.
Da lì può segnare. Arriva il cross di Cuadrado. Ci mette una pezza. Perde il duello fisico con l'avversario. Trova il compagno in buona posizione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Paolo Dybala. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Chiellini era ben posizionato e ha intercettato il pallone. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Ecco Bernardeschi. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. La allontana con forza. Rabiot. Dybala. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Palla giocata in verticale. Filtra la palla in profondità. Occasione per il contropiede. Arriva nella tre quarti avversaria. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. E l'arbitro chiude qui la partita. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Che partita è stata?